Arcangelo Gabriele d'Alessandro, Gabriele importante, che no, Arcangelo il titolo. Secondo lavoro, secondo lavoro ecclesiastico di Casaltare. Allora, ha accettato di fare la sua presentazione qui al meeting italiano all'Amsterdam, ti ringrazio di questo, e con le note di piacere. Grazie. Allora, giuro, io non mi sono sentito con lui perché in verità, anche se io non andrò sul tecnico, però vi parlerò, vi porto un'esperienza che in qualche modo poi vede coinvolto Tisci, perché è uno strumento estremamente valido, quindi ho preparato questo file. Ed è uno strumento italiano. Ed è uno strumento italiano, tra l'altro Alessandro io l'ho conosciuto nel 2019, una persona fantastica, simpaticissima, assolutamente collaborativo. Allora, io lavoro da 5 anni in uno studio di architettura in Germania, uno studio abbastanza grande, dove quando sono arrivato io non sapevano nemmeno che esistesse Blender. Ovviamente io ho cominciato a dire che cose utilizzate, no? Gli studi, c'era 4 ore, insomma sono riuscito a farli migrare in qualche modo, a integrare questo strumento all'interno dello studio, e viene utilizzato in varie circostanze. L'anno scorso mi hanno chiesto di fare, ci sono 2 progetti che mi hanno dato da fare, e sono state 2 esperienze molto interessanti. Il primo, che vi faccio vedere, riprovo il controllo adesso. Grazie. Okay. È un progetto abbastanza triste nell'incarico. Cioè, l'incarico era prendere un classico parcheggio multipiano e cercare di trasformarlo in qualcosa di architettonicamente parlando interessante. Il cliente aveva dato già un desiderato, che era quello di avere una facciata che ricordasse un pochino le scaglie di un pesce, per cui la prima cosa che ho fatto, ho creato una geometria. In questo caso non ho utilizzato Tisci, ma ho utilizzato semplicemente un'istanza e degli array, né più né meno. E sull'istanza ho dato poi, questo si vede nella schermata di dettaglio, ovviamente il rendering non era finalizzato alla visualizzazione finale, il rendering dello studio, avere delle mesh con delle densità diverse per poter creare questo effetto vedo non vedo. Poi mi hanno detto: proponi qualcos'altro. A quel punto mi sono ispirato al tema della moda, cioè un tessuto, il piedipulso, non so il francese. Tradotto zampa di gallina. Zampa di gallina, che è un tema. Sì, no, se puoi alzare un po' la voce. Che è un tema geometrico abbastanza presente nella creazione di tessuti, e quindi ho preso questo tema geometrico e l'ho trasformato con Tisci, utilizzando l'opzione multicomponente, 3 moduli diversi, anche in questo caso con qui si intravede anche la sottostruttura, cioè creato il componente con la sottostruttura e le mesh sopra, in modo tale da avere qualcosa che fosse il più possibile vicino alla realtà di quello che poi sarebbe l'oggetto finito. Altra cosa importante, poi qui una vista più o meno, anche qui non c'è tempo di fare cose, quindi fai di corsa, perdonate per rendere un brutto, però alla fine il cliente ha scelto questa opzione. La cosa interessante, tornando e ricollegandomi a quello che dicevo di prima, è uno strumento facile da utilizzare, velocissimo, e si può applicare in tutti i modi possibili e immaginabili. In questo caso, proprio nel caso specifico questo qui, io volevo vedere la sottostruttura e le varie componenti geometriche, e era più difficile pensarla che non la sottostruttura.
Questa è la prima esperienza. La seconda è molto più interessante perché mi hanno chiesto di fare un progetto per un edificio ad uso ufficio, laboratorio, residenza, una roba abbastanza futuristica, avendo dei piani, cioè l'idea non era quella di avere il classico piano con le scale, ma avere una superficie continua che andasse dal piano terra. Qui vedete alcuni rendering, anche qui ho utilizzato il tissue per la facciata esterna, diciamo per questa mesh esterna. Questo tipo di geometria non potevo farla con AutoCAD, non la potevo fare con Outline, con Revit, in modo più semplice in base al mio concept era quello che utilizzavo. Abbiamo fatto altro per prendere una geometria piana ed estruderla, cioè ho fatto un array di questa, poi faccio vedere il file, ho fatto un array di questa geometria, poi l'ho modellata man mano collegando i vari piani utilizzando un subdivision surface, l'edge crease e così via dicendo. E come dire, l'output più interessante è stato una sera che avevo finito e stavo navigando, cioè mi muovevo all'interno dell'edificio, ho detto mio figlio, che stai facendo? E abbiamo passato mezz'ora a salire e buttarci di sotto, che era una cosa divertente, ma estremamente eccitante. E ovviamente in tutto questo poi abbiamo inserito, l'idea era quella di vendere un concept, quindi abbiamo messo, non mi ricordo mai come si chiama, di quelle stellari, insomma ci abbiamo buttato dentro di tutto, droni volanti, robottini, così da dicendo. Lo studio si chiama Fischer Architekten, si trova a Mannheim e devo dire che il mio capo è abbastanza visionario e mi lascia molto spazio, tanto che io sono qui oggi anche grazie alla sua, diciamo, generosità in quel senso. Se posso vi faccio vedere velocemente due file. Allora, spero che il computer lo regga. Quel computer non è una scheggia. Non ho guardato le cose. Ti arrabbiate. No, per Andrea, sennò poi sarebbe lui. Perché ovviamente questo progetto ha tantissimi poligoni, tantissime geometrie e qui, come potete vedere. Qui vedete ovviamente la struttura è abbastanza articolata, ci sono tantissime, poi abbiamo fatto tantissime varianti, però per farvi qui con il sinistro per selezionare clicca sul gizmo in alto a destra, quello con, scusa, in alto a sinistra da te. Dove? Su questo. Clicchi su questo qua con il mouse e ruoti. Tieni premuto. Grazie. Non lo so questo. Perché con il mouse. Ok, vi faccio vedere questa cosa. Questa geometria. Non è altro che una geometria abbastanza semplice alla fine, perché, cioè semplice per modo di dire, però voglio dire, sono dei piani che io poi ho deformato, ho utilizzato un po' di tutto, lo sculpt, ho utilizzato ho ricreato delle facce per collegare i vari piani, se vado a vedere il modifier state di questo oggetto, io soltanto un subdivision surface, un solidify, un edge clip, né più o meno. La cosa difficile nella fattispecie è stata, ho dovuto fare molta attenzione in alcuni casi a evitare che le geometrie del piano di sopra, incontrandosi con quelle di sotto, creassero un punto di discontinuità delle normali. Tanto per capire bene che cosa intendo dire, in questo punto vedete questa parte che scende, no? Questa specie di imbuto. Io volevo che questo imbuto si collegasse con il piano di sotto, ovviamente ho dovuto abbandonare l'idea perché quel punto diventava un punto in cui Blender non sapeva come gestire le normali. E anche se non è proprio fuori. Esattamente, cioè una andava in un senso, una nell'altro, e nel dare il solidify poi avevo un problema di topologia vera e propria. Guardando una mesh senza il subdivision surface, è una mesh abbastanza semplice, nel senso non ha una rete fittissima. La parte centrale è stata una vera sfida perché per crearla non avevo il tempo di avere un controllo geometrico particolarmente spinto, non dire voglio esattamente questo, d'altronde era un concept e non avevo questo tipo di necessità.
Per cui ho utilizzato un boolean e vi faccio vedere a proposito quest'altro file, perché tutto è partito da uno studio iniziale che era quello, anche il capo voleva all'interno di questa geometria una specie di corte che assomigliasse di più a un blocco di ghiaccio sciolto, mentre io volevo che l'edificio si alzasse, avesse queste due parti che si alzavano in modo tale da invitare la gente diciamo, ad andare verso il centro. Quindi non ho fatto altro che creare questa geometria di base e poi di qui con un boolean e un array creare una geometria di partenza con un numero sufficiente di poligoni che mi consentisse poi successivamente diciamo, di sviluppare il progetto. All'inizio ero partito con delle idee molto più usando, che ne so, il self-fracture. A me piace molto l'idea del random, no? di non avere il controllo totale delle geometrie, però poi alla fine diciamo è stato contento il capo, è stato contento il cliente, io mi sono divertito non poco. Vi faccio vedere un'ultima cosa, sempre di come Blender viene integrato all'interno di uno studio che insomma ha tre sedi, cioè non è uno studio piccolo, noi facciamo cose abbastanza, progetti abbastanza grandi. E in questo caso vi faccio vedere quest'altra cosa che è un po' più semplice, dove tra l'altro Nicolas, che è qui presente, mi ha dato una mano perché un giorno disperato non sapevo come fare. E questo è il bello della community, no? Allora, questa era dovevamo studiare il rivestimento di una scala. Questa è una scala banalissima. Ci sono queste due rampe e volevamo qualcosa che assomigliasse a un formichiere, non so perché l'idea non era mia, però alla fine il risultato non mi dispiaceva. Quindi abbiamo creato questa specie di geometria modellata lì per lì, cioè non ci sono stati processi di computational design, anche perché una ringhiera più o meno è una ringhiera, no? Ma la cosa interessante in questo riguarda questo aspetto qui, ovvero queste lamelle. Muovi gentilmente un po' la presa dietro, quella di connessione. Questa? Sì. Falla uscire, rientrala. Sta già cercando. Vediamo. Forse è la fuori del tutto. Eh sì, cacciala via e rientrisci. Ok. Queste lamelle che vedete qui, che come vedete hanno una torsione, e anche qui volevamo che questa torsione avvenisse in modo randomico, ho finito, e abbiamo, qui mi ha aiutato tantissimo Nicolas, un ente che praticamente mi gestisce questa torsione. Sono piccole cose, operazioni che facciamo tutti quanti più o meno in tante circostanze, però all'interno di un processo creativo di concept o anche di tante volte di esecuzione, perché poi questo sistema l'abbiamo riutilizzato per fare delle ringhiere, Blender è perfettamente integrato, poi si esporta in tanti formati ed è leggibile più o meno tutti quanti software. Quindi questa è la mia diciamo così, il mio contributo per oggi. Ringrazio Alessandro, ringrazio tutta la community, tutte le persone estremamente generose che mi rispondono quando ho i momenti di crisi. E insomma, aiutiamo, l'invito mio è aiutare tutti quanti ancora a far crescere la community. Grazie.